È più di una settimana che stiamo provando a prenotare delle visite per una malata oncologica e non ci riusciamo. Anche tramite il CUP a Venafro purtroppo non riesce e ad oggi siamo senza prenotazione e quindi senza visite mediche, visite salvavita in quanto periodiche e quindi obbligatorie per una paziente che è stata operata di tumore al seno. Quella che avete appena ascoltato è solo una delle testimonianze di chi stamattina ha provato a prenotare una visita specialistica allo sportello CUP di Isernia. Nonostante le rassicurazioni dall'ASREM, a distanza di quasi un mese dai primi problemi, la nuova piattaforma informatica per la gestione delle prenotazioni sembra essere ancora in fase di rodaggio. A pagarne le conseguenze, come spesso accade, gli utenti in fila. Al freddo, sotto il gazebo di fortuna allestito all'esterno, in qualche caso dopo un'attesa durata ore, il rischio, o peggio la beffa, quello di essere arrivati troppo tardi. E sì, perché i due sportelli al mattino chiudono alle 12:30. Rischio di trovarlo comunque chiuso, alle 12:30 chiudono e io mi trovo senza aver pagato il ticket. Cioè, ditemi voi uno come deve fare, cioè per tornare nel pomeriggio con quale numero? Io mi auguro che continuano con le numerature, altrimenti non lo so, una situazione si deve trovare. Alle 9:30 e c'è un numero 96 e ancora non ho fatto e non so nemmeno se farò. Stare 5-6 ore qua davanti non è bello. Ed io è il terzo giorno consecutivo che sto venendo qua. Accade anche che, impossibilitate a delegare l'incombenza, tra le persone in fila a subire i disagi ci siano gli stessi malati. Meno un quarto stamattina. Ho preso il numero, stava 30 e ho preso 79. Io sono invalida. C'ho tanti di quei mali che non potete immaginare, dal tumore allo stomaco che me l'hanno tutto, schiena, di tutto ciò. Ho preso il numero e me ne sono andato, non ho chiesto niente a nessuno. Sono venuto alle 11:30, ho detto al signore, posso entrare? No, 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 dovete aspettare. State fuori, ma manco fatto residente che c'era tanta gente. Poi sono entrato quando si è spicciato, ho detto, no, mo sono andato a parlare col medico, che ha detto che non era possibile, mandate un altro al posto vostro. Ma chi mando io? Alla notizia dei nuovi disagi di stamattina, sul posto per verificare direttamente i consiglieri Fabrizio e Calenda. Non si può assolutamente continuare ad andare avanti così perché non c'è dignità, soprattutto per questa povera gente. Quantomeno bisognerebbe, visto che il software è una questione di software, almeno da come ci è stato riferito dal funzionario, quantomeno bisognerebbe non solo cambiare il software, ma aprire un altro centro prenotazione giù all'ospedale e quindi con due centri prenotazione probabilmente si potrà porre fine a questi disservizi. Io credo che non sia dignitoso, dobbiamo trovare una soluzione. Ho invitato l'avvocato Florenzano, il dirigente dell'ASREM, a prendere una posizione, mi ha garantito che entro stasera verrà fatto qualcosa, quindi aspetto di avere rassicurazioni in merito perché altrimenti saranno altre poi le strade da perseguire.